per la proposta 15, Presidente. Grazie, Presidente. Allora, nella seduta odierna stiamo trattando un regolamento molto complesso, un regolamento che riguarda gli strumenti di partecipazione popolare, in particolare la campagna referendaria che deve essere portata avanti da tutti i soggetti, insomma, che sono titolari di un interesse in questo senso. Come sappiamo, con l'ordinanza 17 del 30 gennaio 2018, la sindaca ha indetto per domenica 3 giugno 2018 due referendum consultivi promossi dal Comitato Mobilitiamo Roma, i cui quesiti, a seguito di successiva riformulazione, hanno assunto la seguente stesura. Volete voi che Roma affidi a tutti i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo, ovvero su gomma a rotaia, mediante gare pubbliche, anche a una pluralità di gestori e garantendo forme di concorrenza comparativa nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e della ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio. Il secondo quesito, volete voi che Roma Capitale, ferme restando i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo, ovvero su gomma e rotaia comunque affidati, favorisca e promuova altresì l'esercizio di trasporti collettivi non in linea in ambito locale a imprese operanti in concorrenza. C'è stata poi, Presidente, faccio la cronistoria, insomma, di quello che è la produzione di questo regolamento. Con la successiva ordinanza del 1 giugno, la sindaca ha disposto il rinvio dello svolgimento dei referendum e la convocazione dei relativi comizi per l'11 di novembre. Come sappiamo, il regolamento degli strumenti di partecipazione, che poi è un regolamento che è in via di modifica, di mutamento, perché nel documento unico di programmazione è prevista la sua revisione entro la fine dell'anno e l'Assemblea Capitolina ha già dato delle linee guida che vanno su un certo tipo di tematiche come i libretti informativi, i focus group e altri strumenti che sono comunque riconosciuti come standard di qualità internazionale per i referendum anche dal Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia. Tematiche che ovviamente stiamo introducendo oggi per la prima volta, alcune abbiamo tentato anche con alcuni emendamenti di commissione, insomma, di recepire, altri non siamo, diciamo, al momento ancora in grado di poter dire completamente come verranno poi effettivamente. Quale sarà l'impatto di tutti questi istituti, ma certamente è un primo passo avanti perché cominciamo finalmente a trattare delle tematiche che fino ad oggi non erano state trattate. Che a norma del richiamato regolamento, la Commissione per il referendum di Roma Capitale, che come sappiamo viene votata in Assemblea Capitolina, i cui componenti vengono votati in Assemblea Capitolina, nominata dall'Assemblea appunto, nella riunione del 23 aprile ha licenziato un apposito schema di regolamento che è stato trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Capitolina e quindi dal Presidente Marcello De Vito e che al fine di consentire appunto la presentazione formale di questa proposta di deliberazione presso il Segretariato Generale ed è stata data comunicazione, insomma, a tutti di questa attività. Questo regolamento per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina è un regolamento, Presidente, nuovo per l'amministrazione, è la prima volta, non è immune ovviamente da questioni politiche che sono state oggetto della Commissione e che ovviamente sarà oggetto anche di emendamenti, alcuni dei quali sono stati presentati sia dalla Commissione, altri che insomma sono stati presentati anche dalle altre forze politiche, alcuni dei quali il Movimento 5 Stelle, lo dichiaro fin da subito, aderirà perché sono assolutamente nello spirito di garantire una maggiore conoscenza da parte della cittadinanza anche attraverso l'utilizzo dei social network istituzionali o altri elementi e quindi da questo punto di vista siamo assolutamente d'accordo. La tematica importante da sottolineare è che in questa campagna referendaria che si svolgerà quindi gli ultimi 30 giorni 30 giorni prima della data appunto per il referendum, i soggetti che potranno quindi partecipare saranno sicuramente titolari di una serie di facoltà che potranno esercitare a norma di questo regolamento. E da questo punto di vista vorrei sottolineare l'apertura, diciamo, del regolamento su alcune tematiche. Il fatto, ed è stato anche oggetto di un emendamento
che è stato portato all'attenzione della Commissione Roma Capitale con l'onore di presiedere, insomma, e votato anche, insomma, da non ricordo se completamente all'unanimità, comunque da anche le forze dell'opposizione, legato alla possibilità di introdurre i libretti informativi, che sono appunto una tradizione svizzera. Una tradizione che ovviamente noi iniziamo a prendere oggi per la prima volta, e quindi già questo è un passo in avanti. Passo in avanti che poi, come sappiamo, in Svizzera ogni 4 anni, ogni, scusate, 3-4 mesi si tiene un referendum. Ora è evidente che bisognerà affinare questa capacità dell'amministrazione, io credo anche di tutte le pubbliche amministrazioni italiane, visto che comunque per la prima volta, diciamo, in questo paese è stato nominato un ministro per la democrazia diretta, quindi questo tema certamente è un tema sentito da questo gruppo politico, anche perché è stato revisionato lo Statuto di Roma Capitale e, come sappiamo, introdotti una serie di strumenti che prima l'amministrazione non aveva. Quindi con questo svolgimento, insomma, della campagna, noi abbiamo diversi elementi sui quali possiamo certamente ragionare, appunto dallo svolgimento stesso della campagna, al fatto che comunque è l'opportunità, quindi, per le riunioni, i comizi all'interno ovviamente del territorio capitolino, con tutti i vari criteri e requisiti per le forme di propaganda in luogo pubblico, ma così come anche l'accesso alle sale dell'amministrazione capitolina, che ovviamente potrà quindi garantire, appunto, bilanciando le richieste, quelli che sono gli spazi per poter fare questo tipo di campagna, soprattutto così per garantire pari opportunità a chi magari delle risorse potrebbe anche non averle, e quindi, insomma, dare questa possibilità. Sono state introdotte, insomma, quindi queste norme. Noi politicamente, Presidente, riteniamo che questo regolamento sia un regolamento idoneo al raggiungimento dello scopo. Faccio presente anche che nella prima versione del regolamento, ed è agli atti, era prevista un periodo per la campagna referendaria, anzi per l'iscrizione dei soggetti partecipanti alla campagna, molto limitato. Questo è stato una, possiamo dire, anche una battaglia, comunque una tematica politica, che è stata portata in commissione proprio per garantire che invece ci sia, proprio in virtù del fatto che siamo nel mese di agosto, tutto il tempo necessario per i soggetti titolati, insomma, della campagna a presentare le loro richieste di partecipazione e quindi di conseguenza poter essere iscritti nell'elenco, nell'albo, e di conseguenza avere questo elenco aggiornato tempestivamente sempre sul portale istituzionale di Roma Capitale, così l'amministrazione, ma la cittadinanza, può ben conoscere chi sono i soggetti titolari che potranno quindi sono autorizzati, diciamo, quindi a fare attività di propaganda, ovviamente per il sì, per il no o per co comunque la posizione che si intende assumere. Una tematica certamente importante riguarda anche quella del coinvolgimento, quindi, della cittadinanza, attraverso quindi tutta una serie di note che sono appunto riconosciute nell'articolo 2, come ad esempio quello di dare maggiore informazione sulle pagine informative sul portale istituzionale di Roma Capitale, ma anche note opuscoli anche, insomma, aperte al pubblico, e le iniziative dovranno riguardare sia le caratteristiche dell'istituto del referendum, i quesiti sottoposti, i contenuti delle deliberazioni, le modalità di voto e gli uffici capitolini a cui richiedere le informazioni sullo svolgimento. Quindi dare modo a tutta la cittadinanza di prendere contezza del contenuto e della disciplina del referendum e di questi referendum in corso per prendere una posizione. Non può esistere una votazione senza una preventiva informazione. Lo abbiamo sempre detto, è contenuto anche nei nostri atti di indirizzo, e per questa ragione, Presidente, riteniamo che questo sia un prodotto, diciamo, assolutamente meritevole d'attenzione. Tra l'altro, sono molti gli emendamenti che abbiamo trattato, sono stati anche esaminati alcuni poco fa dalla Commissione, e quindi mano a mano poi entreremo nel merito della vicenda. Grazie. Grazie, consigliere, per